E ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, questo è Adri e oggi ricomincia The Last of Us, in realtà non è che ricomincia, continua. Dopo aver completato la storia principale, dove in realtà il primo atto, i primi tre capitoli e mezzo più o meno sono stati fatti con la versione per PS4, abbiamo poi proseguito con PS5. Infatti, oltre alla grafica, il gameplay è questa, ne è assolutamente la prova. Oggi però andiamo avanti perché c'è Left Behind. Prima di passare al secondo capitolo, che forse è quello che tutti aspettano ed è anche quello che mi avete votato su Instagram da portare su YouTube, comincio sempre, ragazzi, appuntamento due volte a settimana, il martedì e il giovedì a mezzogiorno con The Last of Us. Ricominciamo da Left Behind, che è uno spin-off, non dura tantissimo, anzi forse è più un DLC che uno spin-off. Ed è il momento di riprendere le avventure di Ellie. Andiamo, ragazzi. Ok, bene. Direi che possiamo cominciare questa lunga live dove faremo tutta una tirata. Giocheremo tutto il gioco ininterrottamente. Quindi, insomma, state veramente pronti. E appunto, andiamo su Left Behind, nuova partita. Minchia, questa morte permanente proprio mi mette una paura. Vabbè, ma noi non ci fermiamo davanti a niente. Inizia Left Behind, dai. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Che diavolo? Scena già vista. Addio. Stai dietro! Joel! Metti il braccio attorno a me. Forza. Beh, ricordate, nell'atto 7, capitolo 2, sì. Era l'edificio scientifico e dopodiché è praticamente cominciata la parte super intensa della storia, che insomma era già intensa di suo. Cominciati i rapporti con i cannibali e poi ci siamo avviati verso il finale. Piccina Stelli. È vero, non era ancora stata morsa. Riley. Sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so. È stata forte. No, in realtà no. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... Non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere che ho fatto? Perché mi ricorda un po' Marlene questa? Fino ad ora... È un punto di vista mio, eh. Però boh, mi ricorda molto Marlene. Non lo so, cerco una spiegazione. Guarda. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'ese per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Sei una luce. Già. Lo conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi. Siamo a posto. Siamo a posto. Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto. Ho trovato il fidanzato e ho mandato a fanculo tutti gli amici. Un classico. Non ti preoccupare. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci? Su, metti i pantaloni e andiamo. Sono una cretina. Forza.
Siamo mai finite nei guai? Signor giudice. Allora, dimmi che c'è qualcosa. Cazzo! Oh, ecco qua. Ok, ti giro sul fianco. Fa un senso, ragazzi. Comunque, boh, me la ricordavo diversa la stanza. Ok. Molto diversa. Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Callus, dagli un occhio. Ma viveva dentro un centro commerciale? Forse in una parte della storia, probabile. Vabbè, non voglio entrare nel merito di cose che non mi riguardano e che non so. Non lo so. Vediamo. Qualcuno ha qualche proposta? Zanzibar? Ibiza? Che cazzo sto a dire? Vabbè. Comunque, exploration, perché qua lo zaino, le cose saranno molto utili. E una cosa che mi raccomando di fare assolutamente, cioè te lo dice anche il gioco stesso, quindi se non lo fai sei un coglione, è quella di giocare assolutamente questo capitolo una volta completata la storia principale, mi raccomando ragazzi. È molto importante questo. Cioè non è che se giocate prima questo, poi giocate la storia principale, viene qualcuno a casa e vi picchia. A parte che non potresti capire comandi perché, diciamo che tu nel gioco a usare tutte le cose, come tutti i giochi che si rispettano, viene introdotto piano piano. Mentre qua praticamente, da quel che ricordo, ti viene dato tutto insieme, quindi sarebbe anche difficile per te. Però oltre a quello, ci sono delle cose, cioè, avete appena visto che ci sono degli spoiler, quindi se dovete giocarlo, giocate prima la storia principale. A parte che se avete visto il video e poi vi mettete a giocare la storia, è la stessa cosa. Però vabbè. Comunque, sempre ispezione, tanto non ci sta correndo dietro nessuno, sono le 9 di sera, domani non lavoro. La nostra live va avanti tranquilla. Noi esploriamo, ma credo che difficilmente ci sia qualcosa qui. Ma noi tranquilli, ce ne freghiamo proprio. Rumore di clicker. Aiuto. Belli che combini. Intanto farmi attrezzare con un piccolo mattoncino che non è niente, ma può sempre servire. Vediamo qua che ti dice di fare. Buona, tranquilla. È abbastanza inquietante perché, insomma, sei con una ragazzina da solo in un centro commerciale. Così ti piglia anche un po' d'ansia.
ovvero che è la caratteristica principale di questo gioco, perché metterti ansia, suspense, è quello per cui questo gioco è stato creato, quindi avrebbe anche senso. Che fagioli sott'olio? Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. Minchia che buio. C'è qualcosa? No. C'è qualcosa? Vuoto. Andiamo. Anche se io però il rumore delle pillole l'ho sentito. Hanno già preso tutto. Fa un caldo, ragazzi. Porca puttana, qua dentro. Qui abbiamo già ispezionato, quindi è ora di andare qua dietro. Foglietto 25, 30, 31. No, 3, 3, 30, 25. Aspetta. 35, 30, 31. Ok. Qua aspetta. Ma sicuramente sarà vuoto. Forbici invece. Qua non è accessibile, immagino. Ci vuole la chiave. Alla faccia se ci vuole la chiave. Oh, è lì. Non rompere i coglioni, vai. Che cazzo. Sì, però poi non più veloce zia, 35 a destra, 30 a sinistra, 31 a destra, 31 a destra. Ha funzionato. Mettiti la mascherina. Se hai intenzione di salvarne, posso farlo subito. Basta, cazzo. Quante volte l'ho sentita sta frase? Mettiti la mascherina. Che però, parliamoci chiaramente, avevano ragione. Punto. Fine della discussione. Comunque bende. Purtroppo Ellie non è Joe, quindi ovvio che le doti fisiche sono molto diverse. E forse si avvicinano verso il finale del secondo capitolo, non di più. Oh, cavolo. Non resuscitare, non resuscitare. Niente. Ma dov'è? Ah, la chiave. Ok. Oh, cazzo. Che cazzo era lo? Cazzo fai? Perfetto. Una chiave. La farmacia. Andiamo. Minchia, abbastanza inquietante però sto posto, eh. Merda. Merda! Affanculo. Ma non entri, non entri zio, non entri. Zio clicco, non entri. No. Tutto sto sforzo per niente. Un elicottero militare. Però almeno il checkpoint è passato. Ciao merda! Scusate, dovevo.
Vabbè, ora non c'è bisogno che ti agiti però, eh. Passato. Tranquilla. Ho detto, eh. Di qua non si passa. Quindi buono, di qua. Bello. Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? No, ma è sopra, evidentemente. Aspetta che mi calma, perché... Ecco dove ho imparato a correre così. Sì, però calmati, che poi ti agiti. Sudi e poi muori. Non ti nervosire, che lo sai, te lo dico sempre, che se no poi sudi, ti viene il mal di gola. Sì, basta, e muoio, lo so. No, sudi, ti si scioglie la tinta dei capelli, ti va negli occhi, non vedi niente, allora procedi a tentoni, trovi degli scalini, cadi, sbatti la testa, trauma cranico, ti portano all'ospedale, prognosi riservata, vengono tutti i tuoi parenti a trovarti, ah, come sta Beppe? Non lo so. E poi finalmente quando ti dicono che sei fuori pericolo... Ti salvi. Oh, è una volta. Vabbè. Per una volta. Poi torni a casa e muori. Va bene, allora. Cheat. Ragazzi, Buzz. Che personaggio. Oh. Qui c'è proprio il ben di Dio in persona, godo. Mi lasci già fabbricare qualcosa? Ovvio che no. Minchia, però potrebbe anche smetterla di urlare quello là. Cioè, è fastidioso. Qua non c'è niente. Una lettera. Capitano Reagan Francis. Vabbè. Posso usare questo? Meglio di nulla. È vero che poco e niente gli è apparente, però. Piuttosto che niente, meglio poco. Allora, siamo qua già dall'aeroplano schiantato. E mi sa che qui ci costringe a scendere, esatto. Giù!